Aiutatemi dalla regia, dove siamo in diretta, ragazzi? Anche su YouTube ci hanno bannato, non vi ricordo. E qui ci fanno sempre fare le capriole con i diritti d'autore, con i brani, insomma. Noi la prendiamo a ridere, ma insomma, siamo troppo forti, quello è il problema. Ci bloccano e ci ostacolano sempre. Allora, questa puntata sarà sempre fresca, divertente come le altre. Vi proporremo musica anni 70-80, la storia della disco, raccontando degli aneddoti, delle belle storie. Ci sono due ospiti questa sera abbastanza interessanti, due grandi amici, prima di tutto professionisti, che vi presenterò a breve. E entriamo subito nel vivo della trasmissione, salutando appena arrivati i primi mi piace. Io ricordatevi che sono anche in diretta qui su Facebook e vi controllo, sto parlando con voi amici che ci seguite da casa, eh. Io controllo i vostri messaggi, i vostri mi piace, anzi metto anche gli occhiali, mi dicono che sono simpatico anche con gli occhiali, mi stanno prendendo in giro da un mesetto qui. E va bene, allora, che guardi tu? Dunque, salutiamo gli amici di sempre, Pino Frino, c'è Pino Manilo anche, eccolo lì, che poi entrerà anche lui con qualche sua pillola qui a deliziarci. Salutiamo Pino Carrella alla regia, Tony Colasanti, Mauro Più, che sta per arrivare sicuramente. I nostri ospiti saranno, allora, Pari De Lucciola, che è un grandissimo, grandissimo artista, poi ne parleremo con lui, ci dirà tutte le sue, insomma, ci meraviglierà. Poi abbiamo Giancarlo Cavallo, un DJ storico, insomma, che ha tanto da raccontarci, perché noi, trattando l'argomento disco music, insomma, andiamo ad affrontare la storia, le curiosità di tutte le canzoni che hanno fatto l'epoca della disco e anche dopo, tutti i remix. Poi verranno puntate in cui addirittura ho pensato, perché io poi improvviso tutto, come dico sempre, ho pensato di proporre il brano originale e il brano remix da tantissimi DJ degli ultimi anni, così proprio per cultura musicale tanti spero apprezzeranno, faremo ascoltare sia l'originale sia il remix, che in genere è stato fatto in chiave house o almeno dance di moltissimi brani. Intanto qui se la ridono già dopo i primi minuti di trasmissione, va bene. Allora, come primo brano ho pensato di farvi ascoltare, sempre in versione originale, il brano di un gruppo che si intitola, il brano si intitola Can You Feel the Force, e il gruppo sono i Real Think. Real Think fecero la versione originale del brano cantato in italiano da Marina Rei, che è Primavera, era You to Me, I Have Everything, il brano originale. Però vi faccio ascoltare questo, che insomma è andato fortissimo alla fine degli anni 70, e ascoltatelo in versione assolutamente originale, ricordandovi che useremo anche moltissimi dischi in vinile, 45 giri e mix in stampa originale dell'epoca. Allora, a voi, Can You Feel the Force, The Real Thing. Can you feel the force?
Ed ecco. Ecco qua, abbiamo appena ascoltato Can You Feel the Force di Real Think. Allora, come sapete ormai io spazio tra gli anni 70 e 80, in futuro arriveremo anche ai primi anni 90 secondo me, perché la trasmissione è bella, insomma, ha tanto da raccontare musicalmente e storicamente. Io intanto vorrei cominciare a far entrare il primo ospite, che è Pari De Lucciola. Lo facciamo entrare, che dite ragazzi? Dall'altro lato del vetro si è creata un'atmosfera molto molto goliardica come sempre, e allora il signor Pari De Lucciola arriverà a momenti. Allora intanto facciamo così, dai, si sta preparando, l'ho visto da lontano col frac, insomma. Dunque, io intanto vi faccio ascoltare un pezzo dei primi anni 80, ovviamente in 45 giri in vinile, versione originale, e il gruppo e Imagination, il pezzo è Music and Lights, è stato un brano molto lento ma ballabile, si metteva all'inizio delle serate, e dopo il nostro amico Giancarlo ci racconterà insomma delle serate dell'inizio degli anni 80, parleremo di tante cose. A voi Imagination nella versione originale. Vedo che si fa la folla, devo dire, voi non vedete dall'altro lato del vetro, ma io, mi fanno impazzire, dico la verità, perché ci sono un sacco di amici che poi passano anche per due minuti per un saluto, ma si crea una bolgia, se la ridono e io non posso fare niente, perché poi essendo in diretta voi direte questo è pazzo, allora mi contengo, ma non potete immaginare quello che mi scrivono. Allora, c'ho un foglietto qui davanti, al di là del vetro, che inneggia una cosa bellissima, che diciamo che vogliamo essere un po'...
buoni, vogliamo censurare queste cose, ma i ragazzi della regia non vogliono sapere niente, insomma, e mi prendono sempre in giro. Allora, ricordiamo che se ci fosse tra gli amici che ci ascoltano DJ, DJ emergenti, DJ affermati, che insomma mi rivolgo a voi, se avete il DJ set da proporre, inviatecelo sul sito della radio, sulla pagina Facebook, magari troveremo un po' di spazio per trasmetterlo insieme ai nostri DJ set che vanno in onda ogni venerdì. Ogni venerdì c'è un DJ set qui in diretta, diciamo spesso in vinile, e di due ore, dalle 21 alle 23. Ci sono DJ che ruotano continuamente, insomma. Poi c'è un altro programma che va in onda il venerdì dalle 17 alle 18 con Pino Manilo, sempre mixato e speakerato anche in diretta. Abbiamo per tutta la giornata un bellissimo palinsesto che potete andare a, diciamo, a consultare sul sito della radio www.ksradio.it. Non ridete, per favore. Allora, questo programma andrà in TV nazionale, ve lo dico io, fra qualche tempo, perché c'è una simpatia, un'atmosfera qui, tutto in diretta, è tutto improvvisato, io non preparo mai niente. E mi guardano anche, perché mi guardate così? Se sì, brindano qui al di là del vetro e io lavoro e va bene. Allora, dicevo, quindi potete consultare il palinsesto della radio, che è attiva 24 ore su 24 con vari DJ set, programmi di musica, quindi c'è da divertirsi e da, insomma, vi facciamo compagnia senz'altro. Quindi, come dicevo, i DJ che vogliono proporsi li accettiamo volentieri, anche se qualcuno volesse proporre, non so, un format nuovo, volesse venire qui come ospite qualcuno del settore, insomma, che noi abbiamo tantissimi amici, ma accettiamo volentieri anche la presenza di persone magari validissime che hanno operato o operano ancora nel settore, come ospiti li possiamo tenere presenti in questo programma o in qualche altro programma. Intanto salutiamo altri amici che vedo al di là del vetro e intanto aspetto qualche messaggio su Facebook in diretta. Fate le vostre richieste, perché non avendo preparato alcuna scaletta accontentiamo nel possibile le richieste che ci fate in tempo reale, quindi siamo qui per voi, per farvi divertire e per raccontarvi un po' di musica. Il prossimo brano, vi racconto la storia breve di questo brano. Dunque, questo brano, la versione originale è del 1980, il gruppo si chiamava Azoto, il titolo è San Salvador. A metà del decennio, tra il 2000 e il 2010, questo brano è stato rifatto in versione dance, chiamata volgarmente commerciale, ebbe un successo spaventoso, soprattutto in Italia, ebbe un successo davvero enorme. Molte persone non sapevano, e molti non sanno ancora, che la versione originale è del 1980 e si intitola San Salvador, e in effetti questa è la versione originale. Ascoltatela bene.
Allora, San Salvador Azoto 1980. Allora, fermiamo tutto. Siamo in diretta, ma allora noi ci divertiamo. È tutto improvvisato. Dunque, io ho il monitor qui. Guardate cosa faccio. Voi mi vedete dalla telecamera. Allora, questi mi scrivono, gli amici miei dall'altro lato del vetro. Pino Manino Andolfo, io lo so che sei un bravo ragazzo, non sei tu, ma c'è quel bravo ragazzo di Giancarlo Cavallo, che poi tra l'altro è anche ospite, tra qualche minuto ti metto sotto, non ti preoccupare, mi rivendico, che guardate cosa ha scritto, ma non fa niente, dai, a parte se mi abbasso i pantaloni poi non mi vedete perché c'è, fortunatamente c'è la console, ma insomma ti sembra il caso. Vabbè, noi accettiamo tutto perché siamo apertissimi, non vi dico cosa c'è scritto su un fogliettino qui davanti a me, a parte www.ksradio.it che è il sito sul quale dovete seguirci, ma dico dovete perché veramente vi divertite. Poi c'è un viva là e anche con gli occhiali da lontano non vedo bene, dai, troviamo questo pretesto, ma ve lo dirò per la fine della puntata, vi dico gli amici cosa scrivono, perché loro ridono. Comunque, complimenti per questo per questo commento, anzi Pino Manilo, non farti rubare il telefonino da... che è tra i più brani più belli e più conosciuti della musica rap dell'inizio degli anni 80. Questo è un brano davvero bello e era Curtis Blow, il titolo è The Breaks ed è veramente un brano trascinante, e nell'87-88 fu fatto un remix di questo brano e io mi ricordo bene che lo passavano spesso nella discoteca mitica Kiss Kiss, della quale fra un po' Giancarlo Cavallo ci parlerà. Vecchi ricordi, insomma, anche un po' di nostalgia per chi conosce, insomma, questo mitico locale di Napoli che ha fatto la storia del Sud Italia per quanto riguarda proprio l'argomento discoteche. Allora, vi faccio ascoltare Curtis Blow con The Breaks. Clap your hands, everybody, if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are The Breaks. Breaks on the car, breaks to make you a superstar, breaks to win and breaks to lose, but these here breaks will rock your shoes, and these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. With another man, that's the breaks, and she runs off with him to Japan, that's the breaks. And the IRS says they want a chat, that's the breaks. And she can't explain why you claimed your cat, that's the breaks. And Ma Bell sends you a whopping bill, that's the breaks. With 18 phone calls to Brazil, that's the breaks. And you borrowed money from the mob, and yesterday you lost your job. That's the breaks. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Throw your hands up in the sky and wave around from side to side. And if you deserve a break tonight, somebody say, all right. All right. Say, ho. Ho. You don't stop, I keep on. Somebody scream. Ah. Break down. But these are the breaks. Break it up, break it up, break it up, break down.
Curtis Glove con The Break, su un bellissimo brano rap dell'inizio degli anni Ottanta. Intanto salutiamo Rossella Furbini, Nicola Terzo, che è stato il nostro ospite la settimana scorsa. Salutiamo Pino Manilo, vabbè, è qui presente, insomma, ci ha messo un altro mi piace. Poi Davide Esposito, grazie Davide, solo per il fatto che ci sopporti, perché come vedi, insomma. Poi abbiamo in studio, salutiamo anche Max Cimino. Intanto io ho i suggerimenti in tempo reale alla regia, quindi. Dunque, Max Cimino, che è stato anche ospite insieme a Nick Terzo la settimana scorsa. Abbiamo Gio Cerbone, un altro nostro amico che è venuto a salutarci qui questa sera. Ne approfitto per farti venire, insomma. No, dai, perché? Non vuole, è timido il ragazzo. Si esprime solo dietro la console, giusto? Vabbè, ti volevo far intervenire con qualche pillola. Magari ci organizziamo in futuro, va bene? Ok, allora grazie per essere venuto dal vivo negli studi insieme al grande pubblico, che stanno facendo un casino questi ragazzi qui, guarda, insomma, io lavoro e voi vi divertite, e va bene. Allora, intanto vi faccio ascoltare un altro brano, oppure facciamo entrare l'ospite, dai, facciamo entrare l'ospite, facciamo entrare Pari De Lucciola, che era tutto preso prima. Eccolo qui, signori, il nostro amico Pari De Lucciola. Buonasera, buonasera, come stai? Tutto bene? Allora, Pari De Lucciola è una persona squisita, è un grande professionista. Grazie mille, grazie. So che hai studiato musica elettronica al conservatorio. Sì, attualmente studio musica elettronica al conservatorio a Napoli. Visto che questo programma, come tu sai, anzi devo dire la verità, tu sei stato uno dei primi a conoscere questo format, insomma, anche a consigliarci sul da farsi, lo dobbiamo dire. È molto attivo tra i personaggi che ruotano intorno alla KSR. Dunque, Paride, volevamo parlare di un po' di clubbing, perché questo programma, tu sai, che riguarda la musica disco, l'evoluzione, la nascita e l'evoluzione della musica disco. Assolutamente sì, anzi colgo l'occasione, diciamo, per ringraziarti assolutamente di questa grandissima opera che tu fai di riscoperta e valorizzazione di questo panorama musicale, insomma, di questi dischi fantastici che tu hai nella tua incredibile collezione di dischi, e che io ho avuto il piacere di visionare. Ragazzi, è veramente incredibile. Complimenti. Grazie. E grazie soprattutto a KS Radio, insomma, a questi fantastici ragazzi che mi danno la fantastici tre sì, che mi danno la possibilità di supportarli e collaborare con loro, insomma, a volte anche di sopportarli, diciamo, sì, la verità, sì, diciamo, i pro e i contro di ogni cosa, ma comunque in ogni caso è sempre un piacere, è sempre un piacere essere qui, è sempre un piacere partecipare. Allora, io vorrei ascoltare da te un po' di notizie sulle novità di quest'estate. Ci sono state le aperture di Pizza, sì, tu che sei, insomma, sei della zona, diciamo, lì sei andato più volte, ci hai anche suonato l'anno scorso. Sì, ho suonato, ho avuto questa fantastica occasione. Beh, ho avuto questa fantastica occasione l'anno scorso di suonare al Rio, questo bellissimo club lounge che si trova sul porto di Sant'Antonio. Mi è stata data questa fantastica occasione e ho fatto, diciamo, una selezione sul Full House e insomma ho avuto questa grande occasione. Beh, suonare a Ibiza, diciamo, è un po' il sogno di ogni DJ, diciamo, è un po' il momento massimo, una visibilità di gloria, una visibilità, insomma, e quindi è stato fantastico. Beh sì, quest'anno, diciamo, c'è stato un grosso rimescolamento a Ibiza, perché come molti probabilmente sanno, l'anno scorso, diciamo, ha chiuso definitivamente lo Space che è un club storico di Ibiza, uno dei più famosi, dopo 27 anni ha chiuso, dopo 27 anni di fantastica attività, ha chiuso perché la struttura è stata acquistata dall'Ushuaia. L'Ushuaia, diciamo che è questa occasione, è un'esperienza. Ma mitica, oserei dire, epica, veramente non ci sono parole per descrivere quello che è stato, insomma, quella serata. 24 ore, è stato veramente tutto molto intenso. Adesso, appunto, nello spazio
dove sorgeva lo Space, si è aperto un nuovo locale, appunto. Bene. Che è di proprietà di Ushuaia, si chiama AI Ibiza, e diciamo hanno completamente stravolto quella che era l'architettura, sì, dello Space. Hanno cambiato completamente, addirittura già dall'esterno, già dal parcheggio, hanno diciamo fatto una grossa opera di riqualificazione. È un club molto avveniristico, molto diciamo proiettato nel futuro, certo, sia per quanto concerne la tecnologia, sia per quanto concerne la scelta musicale. Infatti diciamo tra i resident ufficiali della sua settimana di attività c'è Black Coffee, per esempio, sì, che è attualmente il maggiore esponente della scena African House, sì, questo DJ, perfetto, sudafricano, sì, che sta riscuotendo un successo veramente molto molto quindi chi ampio. Andrà quest'estate a Ibiza, quindi, avrà il piacere, esatto, di ascoltare, esatto, questo, sì, DJ, diciamo, esattamente, diciamo, esattamente. Ci sarai anche tu a Ibiza, no, quest'estate, no, hai altri programmi? No, diciamo che per ora non so ancora se riuscirò ad andarci, ma cercheremo di fare il possibile, diciamo. Perfetto, certo. Per quanto invece concerne le altre situazioni, tutto quello che prima diciamo accadeva all'interno dello Space si è un po' diviso tra gli altri vari club. Per esempio la serata Afterlife, che appunto era di Tale of Us, organizzata, sì, da questo gruppo di DJ italiani, Tale of Us, e che ricalca un po' tutta quella che è la scena techno berlinese, si è spostata invece al Privilege. Perfetto. Quindi insomma, mentre... non c'è da annoiarsi a Ibiza. No, assolutamente no. Io direi da maggio a ottobre più o meno, no, sì, da maggio a ottobre le aperture ci sono state pochi giorni fa, sì, e come al solito sono state indimenticabili, cioè, certo, sono stati eventi veramente incredibili. È stata molto positiva questa sì, tua, insomma, questo, grazie, racconto. E adesso proponiamo un brano dell'inizio degli anni 80, Elettrica Salsa. Mamma di mia. Off. Fantastico, te lo ricordi? Te lo ricordi? Come no, come no, musica un po' all'epoca già era musica un po' particolare, sì, che sì, andava meno nella sì, fascia commerciale, però, esatto, fu molto apprezzato, sì, questo brano proprio per le sue sonorità particolari. Sì. Allora trasmettiamo questo brano e vai, poi ci rivediamo dopo. Perfetto. Con un'altra chiacchierata. Perfetto. Insieme a Pari di Lucciola. A dopo. Grazie, ragazzi, parleremo anche dopo di Sven Vatt e di qualcun, sì, altro, perché che Electric Salsa appunto è, sì, stato anche, esatto, un brano remixato di Sven Vatt, esatto, sì, insomma, ha fatto un ne parlerai remix tu allora fra un magari, po'. Magari, va benissimo. Magari. A dopo, Elettrica Salsa. Ba ba ba. Dieses, die Trompeten mal mit einstarten. I warn you about my secret. I'm going to expose a great threat to your bodies, to your mind, souls. Don't be alarmed. It doesn't spell danger. Stumble in the groove. Dance with a stranger. Don't have to ask you to get up. You do it on your own. Believing what I say to you, the only James Dean is not Cody Bundy of this music scene. It's me, my friend, the master of salsa. Capaz along with me, the beat's getting faster. Don't have to ask you to get up, you do it on your own. Electrica salsa, electrica salsa. Elettrica salsa. Chibi-du-ba-ba, chibi-du-ba-ba, chibi-du-bi-du-bi-du-bi-du-ba-ba, chibi-du-ba-ba, chibi-du-ba-ba, chibi-du-bi-du-bi-du-bi-du-ba-ba, chibi-du-ba-ba, chibi-du-ba-ba, chibi-du-bi-du-bi-du-bi-du-ba-ba, chibi-du-ba-ba, chibi-du-ba-ba, chibi-du-bi-du-bi-du-bi-du-ba-ba, chibi-du-ba-ba, chibi-du-ba-ba, chibi-du-bi-du-bi-du-bi-du-ba-ba. Elettrica salsa. Elektrika salsa. Elektrika salsa.
yesterday's percussion, today's technology. Electric art and salsa is in with me. The new age sound is on the move. I give you now the second groove. Don't have to ask you to get up, you do it on your own. Electric art, salsa, yeah. Elektrika Salsa, Elektrika Salsa. Elettrica salsa off, questo è un brano che insomma ci sei affezionato tu, vero? Perché beh, sì, abbastanza, parlando prima di Sven Vatt, dai, sì, continua, sì, dai. Sì, l'ha reso famoso Sven Vatt, insomma, è, diciamo, se uno lo ascolta, diciamo, non penserebbe mai che lo ha fatto, diciamo, che c'è lo zampino di Sven Vatt dietro questa cosa, ma invece sì, è proprio c'è, lui. C'è. Questo, diciamo, è un po' indicativo di quanto certi personaggi siano eclettici da un punto di vista musicale, cioè riescono a fare più cose, certo, diciamo, certo, contemporaneamente. Questa, diciamo, è forse, diciamo, il vero punto di forza dei grandi DJ internazionali. Il vero DJ è quello che riesce comunque a mettere, diciamo, a mescolare vari generi, e riesce comunque a dare sempre il suo apporto, anche certo, se certo, magari non è proprio il suo genere. Infatti, diciamo, ci sono dei dischi di cui noi non immaginiamo alle spalle chi c'è, insomma. Infatti, e sì, questo riguarda un po' tutti i generi musicali. Sì, riguarda un po' tutti, racconto, diciamo, questa pillola. Adesso sì, mi ha fatto venire un'altra vai cosa a ruota libera. Sì, 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 diciamo che questo inverno ho avuto, diciamo, l'occasione di conoscere Jelly Bean Benitez, che bene, è uno dei DJ storici, uno dei primi DJ, certo, della storia, insomma, fa parte di quell'Olimpo di, sì, quei, sì, pochi, sì, personaggi, sì, che hanno iniziato a fare veramente questo mestiere. È poco conosciuto rispetto magari a tanti altri, magari, certo, rispetto a Frankie Knuckles, però è stato, però, dietro produzioni, lui è stato, mondiali, lui in realtà ha fatto il produttore, certo, lui è dietro molti successi di Madonna, per esempio, certo, il brano Holiday di Madonna, sì, lo ha prodotto lui, così come alcuni brani di Whitney Houston, e così come mi ha raccontato che ha lavorato con Michael Jackson e Quincy Jones per We Are The World. Quindi insomma, come vedi, diciamo, un grosso personaggio. Nei DJ americani c'è sempre, diciamo, questa doppia attività, cioè il DJ, sì, e, sì, il produttore, produttore, poi produttore di qualità, che lavorano poi in grandissime produzioni a livello internazionale, certo, e quindi è questo, diciamo, il valore aggiunto di questa professione. Allora, intanto noi dobbiamo salutare, è doveroso salutare gli, sì, amici che ci seguono ormai, abbiamo dei follower fissi, sì, ogni mercoledì, anzi ringraziamo Annarita Schiavone da Milano, una mia vecchia amica, carissima amica, abbiamo fatto l'asilo insieme, ragazzi, ciao Annarita. Allora, intanto io non posso fare a meno di ridere, ragazzi, perché poi, ripeto, devo montare una telecamera qui, sono così dei, vi faccio fare la vostra bellissima figura. Sono dei furfanti, comunque. Dunque, salutiamo allora Annarita Schiavone, Nunzio Sant'Agata, Mina Simeoli, grazie per i complimenti, grazie mille. Poi vado un attimo, ecco, sempre in diretta a vedere qualche altro mi piace, perché fa piacere salutare tutti. Gennaro 5, un carissimo amico, ciao Gennaro. Anna Grasso, Giuseppe Carrella è alla regia. Insomma, arrivano altri messaggi, li leggeremo dopo. Intanto noi musicalmente questa sera stiamo spaziando, siamo intorno all'inizio degli anni 80, non so perché, sì, mi è venuto questo pallino questa sera, sì, quasi degli anni 80, non prevalentemente, però insomma. Beh, gli anni 80, diciamo, l'inizio degli anni, certo, 80 è anche l'esplosione, appunto, del fenomeno house, no? Infatti, della musica house, i primi esperimenti, primi, i primi club, strumenti elettronici, esattamente, hanno dato una svolta alle sonorità. Assolutamente, mm-hmm, assolutamente. Allora, tu te lo ricordi sicuramente questo brano. Questo brano piace molto al nostro amico Tony Cola. Deep in my heart there's a fire, a burning heart. There's desire for a star.
my world in fantasy. I'm living in my, living in my dream. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart. Let's close the door and believe my burning heart. Feeling alright, come on, open up your heart. I'll keep the candles burning, let your body melt in mine. Ed erano i Modern Talking. Intanto ho letto un messaggio di Anna Rita Schiavone, dice anche le elementari abbiamo fatto insieme. È vero, io poi insomma l'età si fa sentire. Ciao ancora e grazie a tutti. Vedo che Mina Simeoli continua a commentare, fortunatamente in positivo, dice bellissimo questo pezzo. Sì, in realtà mettiamo, devo dire la verità, mettiamo pezzi molto apprezzati, molti sono anche conosciuti. Parida, allora questo pezzo ti piaceva? Assolutamente. Vabbè, la tua selezione, come al solito, è sempre incredibile. Ma dai, mi fate emozionare. No, dai, ma un po', guarda, voi ospiti, un po' di è là. È incredibile, la tua collezione di dischi e la tua cultura è veramente una cosa assurda. Facciamo quello che si può, dai. No, ma è incredibile, veramente. Allora, complimenti. Di cosa vogliamo parlare? Vediamo, dai, inventiamo, diamo ma notizie. Guarda, di cosa possiamo parlare? Ma continuiamo un po' a parlare magari di Ibiza, diciamo, di quello. Dai, che dai, sono... se hai qualche bella notizia, qualche dritta da dare a chi magari è in procinto di partire. Ma sicuramente, come ti dicevo prima, adesso diciamo la novità più forte è quella là dell'Ibiza, quindi è un certo club sicuramente da vedere e quindi sicuramente lo consiglio. E poi diciamo c'è anche da vedere le altre serate nelle altre location, quindi come ti dicevo prima la serata Afterlife che si è spostata al Privilege, così come la serata El Ro che abbiamo avuto anche ospite a Napoli qualche settimana fa, ricordo, si è spostata all'Amnesia. Confermati invece tutti gli altri appuntamenti, il Together all'Amnesia e il Music On sempre all'Amnesia, la famosa festa di Marco Carola DJ Nostrano. Sì, sì, amico mio, tra l'altro vedo se quando viene a Napoli lo devo contattare perché siamo amici e Marco abbiamo fatto proprio molte serate insieme negli anni 90, quando lui forse non aveva idea di cosa gli sarebbe successo dopo. Io credo di no. Serate, come si dice qui, commerciali, insomma, serate dance, bravissimo ragazzo. È arrivato veramente livelli ad un livello veramente grandioso. Ha avuto l'idea di trasferirsi, insomma, di andare via da Napoli, che ha i suoi pro e contro per quanto riguarda il lato artistico. Beh, lo dobbiamo dire. Certamente. E quindi, in effetti, tu sei un cicerone dell'isola di Ibiza. Ma io sì, ho avuto diciamo l'occasione di andare diverse volte. E poi, diciamo, appunto, chi va a Ibiza generalmente torna sempre. È un'isola che poi una piange. Volta che ci vai poi ritorni torna sempre piangendo. È un po' il Gotha del clubbing mondiale. Che ti vedo molto informato, insomma, potresti fare da guida all'aeroporto appena arrivano, soprattutto quando arrivano i napoletani, amici nostri o italiani in genere. Assolutamente. Puoi dare delle direttive, delle dritte non indifferenti. Assolutamente. Allora, adesso parliamo di un brano, vi presento un brano del quale è stato fatto un remix una decina di anni fa, di remix di Dave Armstrong e anche Joe Nigro, che sono DJ di un certo calibro. Sì, Joe Nigro, approfitto diciamo per dire che Joe Nigro sarà uno dei diciamo degli ospiti delle serate Glitterbox si terranno sempre all'Ae di Ibiza, serate storiche che si tenevano allo Space, serate interamente dedicate alla musica house. Perfetto. Quindi tutto house e soulful, appunto serata Glitterbox, e Joe Nigro è uno dei resident storici di queste fantastiche serate che quest'anno si terranno all'Ae Ibiza, l'ex Space.
appunto. Ok, allora questo brano è la versione originale del remix che fece del Dave Armstrong e poi Joe Nigro, e le Pointer Sisters sono quelle che hanno fatto la canzone nel 1985, e molti di loro riconosceranno il ritornello. Il titolo è Dare Me, ve lo facciamo ascoltare ovviamente in versione fantastica. Originale. Anche la versione originale è fantastica. Sì. Era Dare Me delle Pointer Sister, un brano bellissimo, avrete riconosciuto il campione che diciamo hanno rubato per fare un grandissimo disco. E la musica tutto torna, sì, a quanto è vero, pare. È vero. Allora Paride, dobbiamo parlare anche di qualcos'altro, perché noi informiamo sì. I nostri followers che KS Radio è anche partner di Radio Marte, in effetti ogni tanto, sabato. Dai, ogni sabato sì, viene, va a Radio Marte uno dei nostri DJ a fare un DJ set di un'ora, vero? E venerdì ci sarai tu, vero? Sabato. Marchio, andrai KS, con la nostra maglietta, ricordiamo KSR che significa King Street Radio. King Street era diciamo la strada dove fu fondato il Paradise Garage. Perfetto. Che è stato uno dei primi club, ed è stata anche un'etichetta discografica, ed è stata sì, è attualmente un'etichetta ancora, discografica, sì. E quindi niente, insomma, è un nome molto evocativo. Certo, ma tra l'altro dire. i tre leggendari diciamo fondatori di questa, sì, di questa radio web, TV web, di sì, cui siamo noi, siamo ospiti sì. E insomma sono loro molto molto bravi nel settore clubbing, quindi sì, insomma hanno sì, voluto ci tengono soprattutto appunto alla valorizzazione, sì, di quella che è tutta la parte culturale che c'è, certo, dietro magari, certo, alla musica house. Allora questa sera dunque attenzione, Paride, si vedono i capelli, questa la dovevo dire, perché questi voi non immaginate, io ho letto solamente una cosa delle tantissime che
che vedo al di là del vetro, ma alcune indicibili, ecco, per decenza non le diciamo, però forse vi faccio la sorpresina a fine puntata, eh? Quindi fatela durare all'infinito, perché non so se vi conviene. Ci scrivono delle cose e ci mettono in imbarazzo. Poi noi, come vedete, stando in diretta anche durante la trasmissione della canzone, ci vedete chiacchierare, parlare, sì, sì, muoverci, insomma, perché la trasmissione è fatta così, in maniera goliardica, improvvisata. Vedo Pino Manilo che ride insieme a Giancarlo Cavallo, che tra poco entrerà in scena. Vedo, diciamo che io leggo solo house, l'altra sì, parola house, non la voglio leggere, e poi magari mi spiegherete in privato. Intanto continuiamo a salutare gli amici che ci seguono, crescono sempre di più, anzi voglio ringraziare davvero i tantissimi, ma tantissimi amici che ci hanno seguito nella puntata precedente. Adesso ascoltiamo un 45 giri, eh? Ti piacciono i 45 mamma giri? Mia. Allora, 45 giri di David Christie, il titolo è Saddle Up, è stato un gran successo all'inizio degli anni 80. Intanto volevo dire che il nostro prossimo ospite Giancarlo Cavallo ha portato delle chicche in vinile dalla sua collezione, di cui poi parleremo fra un po'. Certamente. Allora, Paride, ci vediamo fra un po', va bene? Intanto va facciamo grazie. Ascoltare questo bel disco. Perfetto. Ai nostri amici. Buon ascolto allora. Saddle up and ride your pony. Sit around and you'll belong.
Ecco qua, David Christie, Saddle Up. Intanto salutiamo Margherita Gargiulo che si è aggiunta al numero folto di followers. Dunque, Giancarlo Cavallo, sei pronto? Io ho un ospite questa sera, due ospiti davvero eccezionali. È il paride che si segue adesso al di là del vetro, dopo ritornerà. Allora Giancarlo, prego, ti puoi accomodare, ti facciamo un applauso virtuale. Insomma, molti lo conosceranno Giancarlo perché, ecco, ti puoi sedere in piedi. Allora Giancarlo, a parte io e lui devo dire che siamo davvero davvero amici, sì, sì, da tantissimi anni. Innanzitutto buonasera a tutti, ciao Daniele, devo fare subito i complimenti per grazie, questa bella iniziativa, sì, davvero bella. Mi raccomando la posizione della bocca, sì, sul, sì, microfono. Ci siamo. Dunque, caro Giancarlo, dunque, a parte la nostra davvera amicizia, siamo stati insomma in giro dovunque, anche al di fuori della sfera lavorativa, lo sì, dobbiamo dire. Sicuramente. Ci siamo sempre divertiti e abbiamo avuto il piacere di lavorare insieme in tantissime serate. Giancarlo, che ormai non si contano più. Certo. Dunque, Giancarlo, come molti sapranno, è un DJ storico e ha fatto un bel periodo come DJ. Sei stato per un periodo di quanto, Giancarlo? Al Kiss Kiss, la discoteca. La mia avventura al, sì, Kiss è iniziata nell'87 e poi ho esordito ufficialmente col disco live nell'88 e fino, perfetto, credo al 94, quindi saranno stati circa 8 anni di fuoco lì. Sì. Quindi insomma all'epoca anche una bella epoca per la musica, perché era, sì, tutta un'altra, sì, musica, diciamo. Indubbiamente. Sì, sì. Rispetto alla musica di oggi, insomma, era era una qualità superiore. Gran parte dei pezzi li passiamo ancora oggi quando facciamo, le serate, certo, anni 70-80. Tra l'altro ho visto che hai gentilmente concesso insomma una parte dei tuoi dischi, perché come me anche tu hai una fortissima collezione di dischi, sì, devo dire che noi ci, sì, siamo affezionatissimi, insomma. No, io continuo a comprare. Certo, anche io, sì, sì, sì. Titoli che magari non sono riuscito a prendere all'epoca. Certo, certo. E quindi hai portato qualche disco che, dai, fai tu, proponiamo qualche cosa di bello. Ma guarda, ricollegandoci un attimino, facciamo al discorso Kiss Kiss, sì, sì, ecco, mi ricordo che questo, devo dirti la verità, l'ho comprato un po' in ritardo. Questo era un pezzo che, a dirti il vero, nell'82, quando cominciai ad andare come cliente, ecco, al Kiss, sì, c'era il mitico Sasa Capobianco. Moltissimi DJ, anche americani, certo, sono nati così, hanno cominciato da clienti, addirittura da barman, ballerini, sì, e poi sono diventati dei grandi DJ, quindi... Sì, 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 sì. Mi ricordo che come scesi per la prima volta in questa mitica struttura, sentivo questo pezzo, feci subito una corsa sotto a quella mitica console che all'epoca, sì, all'epoca non era ancora quella Kiss Kiss, sì, tipo barca, sì, come siamo, sì, siamo, sì, abituati a vederlo, era, sì, il Night proprio, ah, c'era, certo, questo vetro davanti alla, sì, console, e vidi questo giradischi su questi micro 6, quei giradischi, sì, doppissimi, sì, sì, perché... e vidi questo disco con questa scritta Kid, ci misi un 7-8 mesi per rintracciare questo pezzo. All'epoca era non molto c'era Shazam. Difficile, infatti, non c'era Shazam, non c'era la tecnologia e il tipo... mi ricordo che tu sai benissimo che quando sentivi un pezzo, se eri fortunato lo sentivi in radio, certo, se riuscivi con un registratorino, sì, con qualcosa a recuperare, sì, a recuperare lo portavi qualche al negoziante, al negozio, il quale poi ti diceva lo devo ordinare. Comunque, esatto, se eri fortunato, dovevi essere bravo a canticchiare. Ci mettevano 2-3 mesi, sì, per ricevere, vero, un pezzo. Se perdevamo la copia ovviamente, promozionale, addirittura, sì. Io voglio raccontare com'è nato il promo mix. Allora, in America, sì, alla fine degli anni 70 ci fu una guerra, diciamo, tra i DJ dell'epoca e le case discografiche, perché quando cominciarono a essere stampati i primi mix, il pioniere della versione mix, se Tom Moulton, americano, alla fine degli anni 70 fu ingaggiato, tra l'altro lui non era un DJ, attenzione, sì, faceva disco mix, lui faceva il modello, mi sembra, una cosa del genere, quindi cominciò a creare queste versioni estese dei brani, e alla fine degli anni 70 alcune etichette discografiche cominciarono a inciderli e i DJ volevano l'esclusiva, volevano almeno la copia promozionale prima che andasse a finire nelle mani di tutti. Diciamo che è stato l'ideatore del break, perché comunque il disco, certo, che prima si pagava, sì, che prima, certo, si passava dal 45, dalla traccia dell'LP, dell'on plane, praticamente non aveva l'intro. Certo, certo. Allora lui riuscì con i vari registratori, sì, sì, con i Revox, con i tagli, sì, di nastro e quant'altro, esatto, riuscì a prendere la parte finale del pezzo col break, metterlo all'inizio e creare il famoso l'intro, break iniziale. L'intro iniziale, il break finale, una, infatti, cosa pazzesca. Le versioni estese, tra l'altro, com'è nato il mix in 12 pollici? Si usavano i 45 giri e gli LP all'epoca.
il 45 giri in versione in formato 33, il 12 pollici, è nato per sbaglio, perché una volta, in un giorno qualunque, in uno studio di registrazione, proprio questo Tom Moulton, che stava lavorando a un pezzo, incise delle tracce e doveva passarle sul disco, e il tecnico disse: guarda, ho finito i dischi, le lacche in formato 45 giri, proviamo a incidere, esatto, il 7 pollici, e disse: proviamo a incidere questo brano su un disco in formato 33 giri, ma lo facciamo girare a 45, in modo che tecnicamente i solchi, tu sai che i solchi sono dove c'è a 45 giri, essendoci anche un solo brano, a volte due, e tu come me ne avrai tantissimi, e quindi questa, ecco, era una piccola storiella che volevamo raccontare. Tra l'altro, poi nel corso della carriera le persone un po' più comuni che ascoltano la musica, non quando a volte vengono ospiti da me, vedono la mia collezione, dicono: ma tu c'hai tutti questi dischi, ma è solo un pezzo di ogni disco. Non capiscono, non sanno, ma ti è convenuto comprarla? Certo, va bene, loro sono abituati al mix, all'LP con 8-9-10 pezzi, infatti, quindi. Questi sono, era un circuito, diciamo, a parte. E tornando al discorso dei promo mix, che ci fu questa guerra tra i DJ americani all'epoca, chiamati, ecco, poi più avanti il White Label. Esatto, i White Label, in effetti sono nate perché si creò un DJ pool, quella che noi oggi in Italia abbiamo come AID, Associazione Italiana DJ, ma diciamo i precursori sono stati proprio, ecco, David Mancuso fu l'ideatore del DJ pool, il primo DJ pool. In effetti lui lo fece per mettere pace, una sorta di pace tra le case discografiche e i DJ che si stavano azzannando tra di loro, perché i DJ non volevano perdersi esclusiva. Le case discografiche dicevano: se noi diamo solo a voi questi dischi, non li vendiamo. Poi alla fine il risultato finale è stato che i DJ sono stati molto importanti per le case discografiche, perché hanno contribuito moltissimo alla promozione e al fatto di proporre questi brani. In effetti chi andava a ballare negli anni 70 ascoltava il disco prima dal DJ, poi il disco, una volta preso il volo, soprattutto se diventava una hit, le case discografiche, a parte le white label come dicevi tu prima, i promo, a parte queste stampe qui che erano destinate agli addetti ai lavori, cominciarono a stamparle per i negozi, quindi per la vendita al pubblico, e quindi ci fu un'esplosione, e da qui anche è nata tutta la parte commerciale della disco music, il settore, proprio il mercato discografico, che ha contribuito moltissimo. Si sono arricchite centinaia di persone in America in quel periodo grazie alla disco music. Ecco, vedi, questo programma, tu sei per la prima volta ospite, quindi questo programma è molto bello, come vedi, trasmette al pubblico notizie, fa capire sfaccettature diverse rispetto al fatto che si passi solo nella musica. Certo. C'è storia in ogni singolo pezzo. Io spero che molti amici che ci seguono possano apprendere e ricordare queste notizie, perché poi fanno parte della cultura. Avere una cultura musicale e conoscere la storia di queste cose è bellissima, una cosa bella per chi è addetto ai lavori soprattutto. E tu, insomma, sei una persona che ha tanto da raccontare. Tra l'altro, come ovviamente tutti i ragazzi di oggi, compreso anche mia figlia, che è una grande appassionata di musica, quando ascolto un pezzo magari di un gruppo attuale, e io le faccio sentire poi l'originale, come facciamo noi, che magari mi vede cacciare il disco dallo scaffale, lei psicologicamente sa che quella è musica vecchia, ma come? Ma la maggior parte dei successi che lei oggi, come tutti i ragazzini, vivono, sono tutti rifacimenti di pezzi vecchi. Io e te, che facciamo moltissime serate in giro, quando facciamo serate proprio a tema anni 70-80, abbiamo la fortuna di avere questi dischi e di proporli, e quante volte ci capita caro Giancarlo, che vengono persone a guardare da dove viene questa canzone, sì, non magari dicono che... ma questa è una nuova versione, qual è? No, questa non è la nuova, questa è quella che 27 anni fa è uscita per prima. Esatto, e molte persone non lo sanno, anche perché molti non tendono a dirle queste cose, soprattutto chi le remixa, perché a volte vogliono fare loro dei successi che non sono proprio loro invenzioni, insomma, anche se la tecnica del copia incolla. Devo chiederti un piacere, hai un giubbino che ho freddo? Sì, qui ci sono 49 gradi, e quindi in effetti fa freddo. Guarda, è un problema che dobbiamo risolvere, perché loro di là stanno freschi e ci prendono in giro, ci fanno vedere, sventolano giubbotti, insomma, e noi qui soffriamo, abbiamo 43 gradi, il ventilatore non fa passare l'aria fresca dal vetro, purtroppo, attraverso il vetro, quindi io vengo, anzi anche tu adesso sei vittima, quindi veniamo presi in giro costantemente. Intanto io do un occhio, salutiamo Tony De Chiara, che un altro habitué ormai di questo programma, che al di là del vetro lui non soffre il caldo, però con gran piacere lo saluto e grazie per essere presente, insomma, al Flashback ogni mercoledì sera. Dunque, Giancarlo, mentre tu prepari
il disco che trasmetteremo dopo. Adesso io ho preparato un bellissimo disco degli Shalamar. Ti ricordi gli Shalamar? Li ascolto tutti i giorni in auto. Perfetto, allora trasmettiamo una bellissima canzone degli Shalamar e dopo torniamo con una chicca del nostro amico Giancarlo Cavallo. Ecco, tutta per voi, A Night to Remember. Programma deve essere fluido, deve divertire, eh. Tanto vi diamo insomma le pillole musicali, ma spero e credo sia la musica giusta, vero Giancarlo? Sì, sicuramente, guarda. Dunque Giancarlo, adesso io ho visto che hai preparato un disco, già vedo l'etichetta che in pochi conosceranno, gli addetti ai lavori, magari quelli un po' più anzianotti, dai, come noi, e siamo DJ insomma della vecchia guardia, come si dice in gergo. C'è Tony Colasanti che cerca di sbirciare al di là del vetro. Come mai non hai scritto niente di osceno adesso? Ti avvicini al vetro per leggere, per rubarti il titolo, e stranamente non mi scrivi niente di osceno, che poi dirò al pubblico. Intanto salutiamo anche Margherita Gargiulo e Raffaele Sbriglia, un altro DJ della KSR che insomma ci delizia con i suoi DJ set qui in radio. E intanto fatevi avanti amici con i vostri DJ set. Sono arrivati anche insomma gli amici del ristorante qui nei pressi della radio, è arrivato il pollo con le patate, se lo volete sapere. Loro mangiano anche e noi siamo digiuni dalle, insomma, non abbiamo cenato alle 14. Perché noi ci dedichiamo al programma. Ma è arrivato un caffè con un dolcino. Sì. E loro mangiano, insomma, vedi, e ci prendono in giro. Ma noi accettiamo tutto questo perché dobbiamo far divertire il nostro pubblico, dando anche delle nozioni e delle bellissime notizie per quanto riguarda la storia della disco. Intanto Giancarlo, sempre in diretta, senza aver preparato niente, sta sul punto, insomma, di partenza di un bellissimo brano. Allora, quando vuoi lo lanciamo. Eccolo qui.
avete visto che abbiamo improvvisato un... Si perde il pelo, una, ma non il beat. Bellissimo, una screcciata in diretta, con Giancarlo, che le abbiamo fatte anche live nei locali e te. Sì, a volte sì. Ricordo alcune serate in cui improvvisavamo sempre così, a screcciare su due piatti. E ricordavamo fatto... prima al bar, sì, quella serata a Lavana. Sì, perché nel io, 90... gli ospiti io li porto 92. Al bar, devo dire. Gli ospiti li porto prima al bar. Sì, abbiamo ricordato una serata di oltre 20 anni fa, che io e te eravamo in console, all'improvviso fermammo i giradischi perché all'epoca si lavorava solo col vinile. E quando avevamo mazzo... i capelli neri e sì, i soldi. Sì, 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 i capelli. No, i capelli ce li ho. Comunque improvvisamente si fermarono i dischi, la gente impazzì e tutti e due a screcciare nello stesso momento, come abbiamo fatto poc'anzi, insomma. E queste sono le cose belle del, io dico, del vero DJ, l'improvvisazione, il divertimento che c'è proprio nell'anima che abbiamo noi, sì, e nel trasmettere anche, sì, questa cosa al, sì, pubblico. Vedi, il fatto di screcciare in diretta così all'improvviso, che pezzone. E intanto abbiamo anche complimenti dalla cupola, perché questi ragazzi ci prendono in giro, però poi apprezzano, sì, dai, sì. Giancarlo, ti stai divertendo? Tra l'altro, come... credo che sicuramente sono più giovani di noi. Sono più giovani di noi, beati loro. Complimenti, eh, per, sì, sì, la, sì, cultura, sì, 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 non per, e per l'apprezzamento, sì, ovviamente. Non per le cose oscene che scrivono, i complimenti non li faccio, ma per, vai, quello. Però anche loro apprezzano molto. Senti, moltissimo, posso dirti che somigli, sì, un po' a Linus con gli occhiali? Sì, o Linus somiglia a me, no? Salutiamo Linus, anche se non ci ascolta, sarà impegnato, però insomma arriverà la voce anche. Però oltre... Linus di 20 anni fa, eh? Ah, quindi ho capito. Grazie, anche Giancarlo è entrato nella squadra di coloro che mi prendono in giro. Dai, che si scherza, Giancarlo. Sì. Allora, questa chicca è stata davvero apprezzata, e soprattutto io... da questo signore qui, che sì, 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 sicuramente, sicuramente era il Kiss. Perché sì, appena... noi... Allora, quello che ho detto io prima per radio me l'ha confermato lui, che io quando scesi per la prima volta al Kiss Kiss sentii questo pezzo, andai sotto la console di Sasa Capobianco e mi rubai subito il titolo. Infatti... questa persona che è entrata qui ha subito ribadito la stessa cosa, quindi... Intanto salutiamo Nunzio Sant'Agata, che diceva prima off Peppe a Campora. Sì, è arrivato. Salutiamo Peppe a Campora, che al di là del vetro si sta divertendo, è rimasto un attimo, sì, allibito quando abbiamo cominciato a fermare la musica e screcciare all'improvviso, però gli è piaciuta la cosa, vero? E Peppe, carissimo amico di Tony De Chiara, che è qui con noi, come menzionavo prima, insomma. Allora, Pari De Lucciola è sempre lì, il nostro ospite, che è stato prima ospite qui, ci ha raccontato delle cose su Ibiza, ridete, sì, 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 sì. Qua ci sono 39, 40, 50 gradi, Giancarlo, quanti gradi abbiamo qui? No, io ho freddo, se qualcuno, sì, mi manda un giubbino, per piacere, perché... Allora, dice, togliti la maglietta. No, non me la tolgo la maglietta, se no arriviamo ad ascolti stratosferici. Diciamo che se non c'era il video avremmo fatto il programma in perizoma. Esatto, tanto non ci avrebbe visto nessuno, ma siccome ci guardano... Purtroppo. Allora, intanto vediamo un attimo sulla pagina chi dobbiamo salutare, perché qui sennò si offendono, eh. Attenzione alle puntine, sì, perché le puntine non ti preoccupare, le usiamo come si deve, noi le accarezziamo le puntine anche nonostante gli scratch, diciamo, violenti. Dai, intanto Giancarlo sta preparando un'altra chicca, sempre dell'epoca 82, sempre Kiss Kiss, certo, Night. Salutiamo Salvio Moris, altro componente della nostra KS Radio, e anche lui DJ, che farà anche un prossimo DJ set, poi vedremo quando, abbiamo un foltissimo calendario, eh. Dunque, chi abbiamo ancora da salutare? Arrivano messaggi, intanto possiamo anche regalare una maglietta, mi dicono dalla regia, vero? A qualcuno che insomma ci scrive un messaggio simpatico. Dai, il messaggio più simpatico sarà vincitore di una maglietta. Ci dicono il prezzo qui, ecco, di quanto costano le puntine che noi usiamo per gli scratch. Cioè, è un avvertimento questo tra le righe, di dire state attenti che le puntine costano. Ma noi che insomma siamo veterani al riguardo, sappiamo come trattare dischi, puntine, vero? Senti, cos'è questo pezzettino qua? Forse è la puntina? Ah, ecco, sì, si è rotta. Ma dai, cioè, abbiamo quelli di riserva. Vabbè, non fa niente, il bello della diretta. Sì. Allora, riproponiamo un po' di musica rap. Tra l'altro, come il brano Rapper's Delight del 79 è stato il primo brano nella storia a entrare nella classifica Billboard e diede la svolta, diciamo, alla storia della musica hip hop, non è vero
però, che è stato il primo brano rap. Attenzione, perché nell'anno prima ci fu un brano intitolato Vicious Rap, molto sconosciuto, insomma, un brano che non ebbe successo, ma fu il primo esperimento di musica incisa su disco, ovviamente in vinile all'epoca, perché all'epoca c'erano moltissimi rapper. Il rap è nato molto prima del 77-78, però erano esperimenti provenienti addirittura dalla Giamaica, come ho detto nell'altra puntata. E nel 78 ci fu questo Vicious Rap, che fu un esperimento registrato sul vinile e non ebbe molto successo. Nel 79 invece Rapper's Delight, che tra l'altro nessuno conosceva, sì, diciamo che Rapper's Delight può essere classificato il primo rap, quello più conosciuto, esatto, a questo punto. Però la Jewelry Gang nessuno la conosceva come gruppo, non lo conoscevano perché non erano persone che facevano serate nei locali, furono improvvisati. E tra l'altro il mix di Rapper's Delight, sì, quello sui 12 pollici, sì, dura 14 minuti, no, quasi più, 16 e qualcosa. Allora, ce l'ho qua, guarda. Allora, noi tutti forse mi confondo con Santa Esmeralda. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Allora, la durata del brano ve la diciamo dopo, perché sul lato B di questo disco che sto per lanciare, guardate, era il bello disco della preferito diretta dei DJ, perché andavano a fare pausa, uscivano, no, dico, a prendere il bello un caffè della diretta, dobbiamo chiudere, è arrivata la polizia. Allora, no, allora sono, mettiamo Hans My Polizai dei Modo. Modo, sì, il 94. Allora, devo dire, tutto in diretta, tutto improvvisato. Salutiamo Giancarlo, nostro coro amico, è venuto a trovarci. Che simpatico, che allegria in questo studio. Allora, non stiamo dando fastidio, quindi non diciamo possiamo, che non dobbiamo chiudere. Non col dobbiamo caldo che fa qui ci mancano i pompieri e stiamo a posto. Sì, esatto, diciamo che ci manca un condizionatore. Allora, quindi, come dicevamo, visto che è tutto così bello, così sì, in diretta, la durata esatta di Rapper Delight la diremo dopo, quando avrò la possibilità di girare il disco. Forse come perché vedete, lo ascoltiamo tutto? L'ho fatto ascoltare qualche puntata fa, ecco. A me non va riproporre gli stessi brani, però qualcuno potrebbe pensare che non abbiamo dischi. Ci vorrebbe un'altra puntata per sentirlo tutto. Ma è l'ultimo pensiero che potrebbero, che devono fare, credimi. Allora, ci ascoltiamo Grandmaster Flash, sì, un altro rapper della fine 70, inizio 80, e questo è un brano molto conosciuto, soprattutto per, diciamo, da chi ama il genere. Lo facciamo ascoltare in vinile, il brano originale, e poi dopo Giancarlo ha preparato un'altra bella chicca. Eccolo tutto per voi e continuiamo dopo con i saluti. Vedo che si sono accodate altre persone, a parte quelle in studio che vengono, c'è una folla che non vi so spiegare, ci guardano, ridono, vabbè, sì. E intanto anche sul web cresce la curiosità tra i nostri amici, nuovi e vecchi ascoltatori. Un po' di musica, dai, un po' di ritmo, rap. Makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere. People pissing on the stage. You know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. Crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dango. A silk-on princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she can tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so, so, so diddy. She had to get a pimp, she couldn't make
make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call. I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Go to school cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool and all the kids go reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on again. Stabbed that man right in his heart, gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers in the big money makers. Eccoci qua. Sì. Allora, abbiamo ascoltato l'altro bel disco rap. Tu cosa hai preparato? Io ho preparato un po' di gnocchi alla sorrentina. Sì, benissimo. Dai, che ci stiamo facendo prendere dalla radio. Senti, no, allora, questo pezzo sì. È comunque legato al discorso 1982, sempre Kiss Kiss, sempre con il nostro mitico Sasà. È un pezzo che si chiama Slick, l'autore. Io sto mettendo il lato strumentale, perché è quello che fece veramente scalpore. Diciamo che all'inizio noi avevamo sempre difficoltà ad individuare... Fermati. Non siamo in diretta. Fermati. Sempre... Allora, 14 minuti e 27 secondi la durata del disco. Come avevo detto prima, bisognava girare il disco, E quindi la versione originale estesa di Rapper's Delight è proprio 14 minuti e 27 secondi. Continua tu, dai. Forse Santa Esmeralda l'ha superato. 16 minuti Santa 16 Esmeralda, minuti. Che poi tra l'altro Santa Esmeralda non è una versione originale. La versione originale di Don't Let Me Be Disunderstood è degli Animals, del 1964 mi sembra. Sì, vabbè, ma era imballabile. Esatto. Invece, aveva un beat completamente... Era molto rock. Nel 77 invece fu fatta da Leroy Gomez dei Santa Esmeralda. Che tra l'altro fece quel remix che secondo me è rimasto storico e nessuno, compreso il sottoscritto, ho tentato di fare un remix nel 90, no, assolutamente. Nell'89. Ci fu il mitico Gianfranco Bortolotti della Media Records che disse una cosa che mi è rimasta davvero impresso. Disse: alcuni miti sono inimitabili, è vero. Ci sono delle eccezioni dove il remix può addirittura superare l'originale, come è successo nel caso di Santa Esmeralda, quello lì
Non esiste, non si può fare un remix di quel tra l'altro pezzo. Santa Esmeralda statisticamente è tra i primi 10 brani più ballati nella storia del pianeta. Assolutamente Terra, sì. Da quando è uscito. Come dicevi tu, la storia del remix che supera il successo dell'originale. Questo è successo quando hanno inciso il brano Lady Imogio. Ti ricordi? Sì, Lady... sì, sì. Ecco, cantichiamo pure qui, dai. Sì. Allora, il brano... no, se vogliamo ovviamente parlare di remix che hanno superato la versione originale, a questo punto inseriamoci pure the, il the grande... Bucket is the Bomb. No, al di là di questo, Space Cowboy di David Morales. Sì, il remix è di... qualcosa di storico. Certo, certo. Insomma, ci sono brani che poi, tra l'altro, ecco, il pezzo originale di Lady era degli Chic, era Soup for One degli Chic, che era la colonna sonora di un film. Chic, stiamo parlando di Neil Rogers, in effetti, la storia della chitarra disco. Tra l'altro, ecco, visto che ogni tanto ci piace raccontare degli aneddoti, sicuramente tu saprai questa storia del pezzo degli Chic. Adesso mi sfugge proprio il nome. La storia dello Studio 54, non li fecero entrare. Esatto. Era freak, l'hai raccontato già? Il titolo originale era Freak Out, poi fu cambiato in Le Freak, e loro, diciamo, presi dalla rabbia che non li fecero entrare. Non riuscirono ad entrare il leader, che poi esatto, è Neil Rogers. Neil Rogers disse: senti, ma noi siamo gli Chic, butta fuori, se non ci interessa. Tra l'altro, i brani degli Chic si chiusero quella sera stessa in studio e fecero questo successo internazionale. Dove praticamente si menzionava il loro nome all'infinito per tutta la traccia. Infatti sono tre titoli, in effetti. Il primo era Fuck Off, fu censurato, poi era Freak Out, perché era dedicato proprio ai buttafuori dello Studio 54 che si... Non oso immaginare a Napoli che pezzo faranno. Guarda, e poi fecero il brano, insomma, in versione definitiva, che era Le Freak. E tra l'altro loro fu rifiutato l'ingresso a loro in questo locale, mentre proprio in quella serata furono messi 4-5 brani della loro, insomma, discografia, cosa assurda, ma lo Studio 54 era, diciamo, era proprio severissimo. È successo pure a Masini in Italia, non l'hanno fatto entrare in un locale e ha fatto il disco vaffanculo. Esatto. Andiamo un attimo anche sul reparto, diciamo, italiano, sì. Dai. Sì. Allora, Giancarlo, cosa hai preparato sul allora, piatto? Allora, questa è un'altra chicca, sicuramente il signore adesso lo riconoscerà. Dicevo, questo è un pezzo dell'82, sempre legato al discorso Kiss Kiss Night con Sasa Capobianco, e noi DJ, come al solito, avremmo tipo un buco di 7-8 mesi per individuare il pezzo. Sì. Noi tutti in gergo dicevamo il pezzo con l'urlo del coyote, che tra l'altro tra poco sentirete. Sì. Questa è un'altra chicca funky elettronica, veramente introvabile. E non ti nascondo che lo passo ancora nei miei DJ set, soprattutto negli aperitivi, ed è davvero apprezzato. Allora facciamolo ascoltare. Vai, lancialo in diretta, ecco qui.
Eccoci qui, un'altra chicca del nostro amico Giancarlo. Siamo sulla musica vera, il funk, vero, la disco pura. E tra l'altro, come avete visto, noi ci facciamo delle, insomma, delle chiacchierate mentre siamo in diretta video, e voi ascoltate. Sapessero. Allora, ecco, in diretta, sì, il telefonino, diretta. Il bello della diretta, dai, no? Siamo proprio strani, dai. Noi siamo proprio fuori dagli schemi, Allora, rispondiamo dopo, Giancarlo, dai. Dai, sicuramente. Allora, dicevamo io e Giancarlo, in effetti, che questi brani, essendo suonati a mano, come spesso dico io, e ho detto nelle puntate precedenti, questi brani erano difficilissimi da mixare, perché ci voleva davvero un'arte. Erano fare suonati il DJ. Dovevi stare attento e accompagnare. C'era l'imperfezione a volte del batterista, che non aveva il sync, la cadenza. E quindi era alcuni pezzi iniziavano più lenti, poi si riprendevano strada facendo. Che li conoscevamo a memoria, facevamo quel tocchettino un po' in ritardo, perché poi sapevamo che dopo il pezzo andava. E facevamo i miracoli, miracoli sul giradischi, tutto in analogico. Quindi, insomma, oggi DJ, diciamo DJ, io mi permetto di dire che non sono DJ coloro che usano il sync, diciamo, dai, non vogliamo offendere nessuno, ma usare il sync. Che questi sono dei selector più esatto. Diciamo le cose come stanno, non è una critica, assolutamente. Allora, intanto salutiamo Nino Spillo, che venerdì avrà qui il suo DJ set dalle 21 alle 23, giusto? Sì, ridete. Ecco qua, applausi, va bene. Poi salutiamo il nostro amico Andrea Noviello, Gaspare Bernardo e Pino Frino, e colgo l'occasione, Pino, io ti saluto in diretta, ci sentiamo spesso al telefono, quando vuoi, con un immenso piacere ti aspetto nella trasmissione. Allora, intanto io sempre per improvvisazione ho preparato un pezzo bellissimo che mi piace tantissimo e piace a tutti quando metto questo brano, anche Giancarlo l'avrà messo migliaia di volte. Questo è un remix dell'88 di un brano di qualche anno prima di Chris Ria, il titolo è Josephine. Lo facciamo ascoltare nella versione remix dell'88. Io vedo anche delle ragazze che entrano, escono qui dallo studio, al di là del vetro, ci salutano, sorridono, noi lavoriamo, voi vi divertite, vabbè, speriamo che vi stiamo facendo divertire anche un po' noi, tra una risata, tra un disco, bella musica, e tra anche queste belle e importanti notizie sul mondo della disco, sulla, insomma. Intanto Giancarlo vedo che è al telefonino in diretta con i suoi fans, insomma. Sì, abbiamo, devo dire che abbiamo moltissimi seguaci, Giancarlo, non possiamo lamentarci. Allora, vi faccio ascoltare Josephine, un bellissimo brano in versione estesa, che parte con una serie di chitarre e percussioni per poi entrare nel vivo del brano. Tutti sicuramente lo riconosceranno, e ripeto a moltissimi DJ che sono in ascolto e anche in, insomma, connessione video, che se vogliono inviarci i loro demo, i loro DJ set, noi li accettiamo e faremo una selezione per la programmazione futura di KS Radio. E insomma, loro se la ridono ancora. Ecco, è arrivata un'altra scritta al di là del vetro. Vabbè, dopo facciamo i conti. Hanno mangiato anche pollo e patate, come ci sottolineano. Hanno finito di mangiare. Noi qui, Giancarlo, stai preparando qualcos'altro? Sì, vedo delle cose bellissime. Allora, vi ascoltiamo adesso. Vi facciamo ascoltare Josephine. A dopo.
Eccola qui, è un peccato tagliarla questa canzone, è bellissima. Allora, sorpresa, aspettavate ancora il volto e il cappellino di Giancarlo? Il cappellino... A volte ritornano. Abbiamo lasciato il cappello, anche se differente, abbiamo di nuovo Paride, eh? Allora, noi qua facciamo le sorprese. Tutti, eh? Sì, 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 di nuovo, che diciamo è intervenuto ritorno. Nella prima parte della puntata. Questa puntata, tra l'altro, doveva finire alle 22, e invece andiamo ad oltranza, perché quando ci si diverte... Ah, ecco qui, sì. Non so, ci distraggono continuamente. Io, guarda, io non so cosa commentare e se commentare. Va bene, dai. Deve finire la puntata. Allora, abbiamo i biglietti. Dunque, giovedì 1 giugno. Lo possiamo dire? Possiamo pubblicizzare? Allora, Mates, giovedì 1 giugno, Parco Ippodromo di Agnano, Napoli. Dunque, ci sarà una grande serata. Ci hanno portato i biglietti gratis fin qui, eh? Sì, dobbiamo ringraziamo Gianni Di Costanzo, certo, che è uno degli organizzatori. Sì, esattamente. Ciao Gianni, grazie per la gentile concessione. Saremo tutti lì. Esatto. Quando è il 1 giugno? Domani. KSR in missione al Mates Festival. Domani saremo lì. Esattamente. Ci dicono dalla regia Bob Sinclair. Sì, ci sarà Bob Sinclair. Andremo tutti dal nostro amico Bob a salutarci. Faremo un po' di selfie, insomma. Allora, Paride, io come ho accennato all'inizio della puntata, tu hai studiato al Conservatorio di Napoli. Io sì, studio ancora, io frequento... È uno studente che studia. Sì, come diceva il grande Totò. Sì, io frequento la scuola di musica elettronica del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. E sì, è un percorso molto inusuale per i più, molto particolare. Napoli è stata uno dei primi conservatori a avere la scuola di musica elettronica, che è attiva dal 2001. Molte persone non lo sanno, ma in realtà sono un po' di anni che è attiva questa scuola. Ovviamente è ancora un percorso sperimentale, quindi è sempre work in progress, anche se poi la musica elettronica, dobbiamo dirlo, in realtà nasce moltissimi anni fa. La musica elettronica nasce nei primi anni del Novecento addirittura, e si sviluppa in maniera molto intensa a partire più o meno dagli anni 50, dagli anni 60. Sì. Quindi è importante dire che molte persone dicono: ma la musica elettronica è una cosa nuova. Pensano alla tecnologia. In realtà non è una cosa nuova, ma è una cosa che arriva proprio con l'ingresso della tecnologia Però nella mente dell'essere umano c'è sempre stata, perché magari non c'erano i mezzi per svilupparla. Esattamente. Però le idee mentalmente... Assolutamente, le idee sono addirittura molto precedenti, già da fine 800, alcuni compositori che avevano già teorizzato l'avvento di questa nuova, di questo nuovo genere. Un po' come il discorso del telefonino, che negli anni 60 si diceva nel 2000 parleremo con i cellulari, si è avverata la cosa, ma l'idea, anche senza i mezzi, viene da molto lontano, viene da molto lontano, e sappiamo, e tu lo sai benissimo, grazie alla tua immensa cultura musicale, che la musica elettronica, in particolare l'uso delle tecnologie relative appunto alla musica elettronica, sono stati un punto cardine della storia della musica mondiale. Hanno dato una svolta, hanno creato nuovi generi. Moltissime produzioni degli anni 70 e degli anni 80 sono state condizionate, ricordiamo tra i primi Moroder a usare i sintetizzatori nella musica pop, e quindi un po' tutta la scena, anche la musica house, il signor Moog, assolutamente, bassolino inglese, non solo, Oberheim, sono delle macchine, dei sintetizzatori che hanno fatto la storia della musica, perché sono stati usati all'interno di produzioni storiche. E tra l'altro mi darei conferma che oggi nei nuovi software di produzione audio vengono ripresi in forma virtuale i famosi VST. Assolutamente, vengono ripresi tutti questi strumenti. Ci sono i VST che oggi riprendono l'Oberheim. Ormai tutti lo sanno, e si può avere uno studio di registrazione a portata di computer. Oggi è cambiata un po' tutta la scena appunto della produzione musicale. Molti meno mezzi, grazie alla tecnologia che ci aiuta tantissimo a fare questa cosa, ma non dimentichiamo le origini della musica, e quindi le grandi produzioni fatte in maniera, come si dice, analogica. Certo, tra l'altro era più difficile suonare all'epoca, era più difficile perché si sbagliava, e quando in effetti si sbagliava si doveva ripetere tutto, non potevi rieditare il brano, la registrazione, non la potevi modificare. Infatti. Allora, un attimo solo, allora, fermi tutti, cosa c'è scritto qui? Lo voglio leggere. Abbiamo
avuto una chiamata da Ibiza per Paride. Grazie. Ibiza, sì. Ibiza è la tua seconda, quasi Ibiza la tua calling, la, sì, mia, esatto, la mia seconda casa. Quindi, se così si può abbiamo dire. Avuto una bella notizia arrivata qui in, esatto, diretta attraverso il web. Intanto io adesso approfondiremo. Sì, devo salutare anche gli amici della Fruttauro Costruzioni che ci seguono, ma davvero dalla prima puntata, sì, e ci supportano. Sì. Allora Paride, io ti ringrazio davvero infinitamente, grazie, per questa tua insomma presenza. Grazie mille a voi, grazie mille. Grazie di avermi dato questa possibilità, grazie a Daniele Tozzi, al suo programma Flashback, che è davvero un qualcosa di unico. Io ti anticipo che prossimamente sarai, spero con piacere, grazie, da parte tua di nuovo. Assolutamente, ospite di non programma. Vedo l'ora. I Can Wait, certo, come dicono, certo, certo. I nostri amici era inglesi, il titolo di un brano, titolo di un famosissimo brano, New Shoes, stupendo, New Shoes, che proporremo, sì, prossimamente. Bellissimo, bellissimo. Remixato qualche anno fa, tra l'altro, da un notissimo DJ in versione di Pause. Perfetto, veramente forti. Come vedi, abbiamo da parlare all'infinito di musica. Non si finisce mai, non si finisce, diciamo, mai. Diciamo, dalla storia, dalle origini ai giorni nostri, tra mix, remix, versione originale. Non quindi si vedi, finisce mai. Qualsiasi parola ci dà spunto per un titolo, per una. Per le prossime puntate, per diciamo di così, musica, per le prossime, certo, puntate. Grazie, grazie a ciao, Paride, PSR, grazie a Daniele. A presto, grazie e ancora. Intanto richiamiamo Giancarlo. Enjoy. Cavallo. Ciao, grazie ancora. Richiamiamo il nostro amico Giancarlo. Mentre io ho preparato un altro pezzo, lo voglio però lanciare con Giancarlo perché. Allora, si fa strada tra la folla il nostro Giancarlo Cavallo. Vieni, vieni Giancarlo, e aspetto te per annunciare il prossimo pezzo. Ma insomma, io non so che cosa mi state combinando questa sera. Il programma sta andando ad oltranza, doveva finire alle 22, diciamolo. Facciamo, ma il biglione stasera. Eccolo qui. Abbiamo questo cappellino mimetico, tu sì, usi ormai, moltissimo, sì, i cappellini. Ormai lo tengo, sì, attaccato, sì, con le punizie. Perfetto, sì. Allora, Giancarlo, leggi un attimo, ecco, in diretta, dai, il titolo di questo brano. Eccolo qui, stiamo, sì, parlando di Surface, sì, Falling Love. Ho trovato la versione originale, dunque Giancarlo, ti fa piacere questa cosa che ti ho invitato, insomma, ma stiamo, guarda, chiacchierando davvero, davvero, partire, ogni tanto facciamo la battutina, sì, vediamo, sì, veramente l'ho detto dal primo momento, una grande iniziativa. E poi vedo che ci sono molti amici, compresi, sì, i proprietari, sì, che, sì, sono, sì, tutti cultori della musica, per cui, certo, è bello davvero, oltre che a condividere con il pubblico, è bello anche, certo, confrontarci tra di noi, tra professionisti. Certo, il nostro piacere è trasmettere veramente con l'anima quello che abbiamo dentro noi DJ, noi cultori della musica, soprattutto di questa musica, sì, e noi abbiamo proprio la voglia infinita di trasmettere al pubblico anche queste cose di cultura, magari qualcuno imparerà qualcosa, speriamo, attraverso le nostre chicche, i nostri aneddoti e anche i nostri dischi, che insomma sono importantissimi perché danno proprio la vita al programma. Sì, è vero, è vero. E che dici, facciamo ascoltare questo brano e poi riprendiamo? Assolutamente, dopo, sì. Falling, allora, Love di Surface. I've got this feeling, baby, that
Eccoci qua, abbiamo fatto un attimo di pausa perché eravamo indecisi sul prossimo disco, stavamo litigando, non è vero? Allora Giancarlo, siamo quasi in chiusura di questa bellissima puntata. Ma davvero? Spero ti sia divertito. Sì, sì, insomma, sì, mi sono davvero divertito, ti ripeto. Siamo quasi in chiusura, insomma, l'ultimo brano, che dici, mettiamo il tuo? Sì, mettiamo questo, vai, che hai portato, magari, sì. Di che sì, ci volevi raccontare qualcosa però? Magari dopo questo pezzo. Dopo questo pezzo, ok, lo disannuncio. Perché come vuoi, dai. Pezzo che va ascoltato. Noi siamo liberi qui. Sì. Vai. Brano, ringraziamo Giancarlo per la concessione, gentile concessione di dischi della sua collezione, grazie a voi. Possiamo fare davvero capodanno all'infinito, cioè oltre il veglione potremmo andare, possiamo fare 31 giorni, 31 dicembre. Dunque, bravissimo, perché io penso con tutti i dischi che abbiamo tra me e te possiamo vantarci, no, di questa cosa. Sì, credo che possiamo abbiamo fare una 5 quantità, anni interrotti. Una quantità forse di dischi, forse qualcosa in più. Davvero ci possiamo vantare di questo, senza offesa per nessuno. Allora, volevo salutare la mia amica Ornella Cuomo che ci segue spesso e altre persone da salutare. Penso abbiamo fatto il nostro dovere. Dunque, vediamo per sicurezza, perché poi mi chiamano il giorno dopo e dicono se è stato cattivo. Io non voglio essere cattivo. A parte, dobbiamo risalutare i fautori di tutto questo, della KSR. Non ricordo i nomi, chi siete? Ah, voi siete quelli dei foglietti attaccati al vetro con le parolacce. Bene, bene. Adesso gli animatori. Adesso mi vendico, ecco qui. Allora, dai, salutiamo Toni Colasanti e Pino Carrella. Salutiamo ancora Toni De Chiara. Hanno mangiato tutti pollo e patate, noi siamo digiuni.
No, io Pino Manilo. Siamo diventati noi dei polli adesso. hanno fatto, abbiamo fatto noi la parte dei polli perché, sai, siamo ben cotti. Allora, che pezzone anche questo. Sì, grazie. Sì, sì. Insomma, stasera vi abbiamo, spero, vi abbiamo deliziato con una bellissima musica. Abbiamo raccontato delle cose belle. Cosa ci volevi raccontare in chiusura tu? Una cosa dicevi? No, allacciandoci un pochettino sì. a quello che dicevamo prima di entrare, perché le cose più belle si dicono al bar. Certo, è vero. Perché noi siamo stati al bar e non alle 7 del mattino, del mattino come dire, quelli sì, con la valigetta, esatto, che fanno, esatto. Noi ce lo diciamo alle 7 di sera, è il contrario. Noi il caffè, il cappuccino lo prendiamo alle 7 di sera. Sì. Ma parlavamo del mio approccio alla discoteca Kiss Kiss, che avevo appena 21 anni, una cosa del genere. Questo nel secolo scorso, sì, avevi sì, 21 sì, anni, Cristo, sì. Se non sbaglio. Per cui parliamo dell'88. Sì. Dove lì praticamente io personalmente, come poi il pubblico, la radio e tutto lo scenario musicale, sì, abbiamo vissuto la trasformazione, il passaggio sì, dalla disco funky ai primi pezzi house. Certo, certo. Mi ricordo che all'epoca a Kiss Kiss avevamo queste etichette discografiche che, sapendo che avevamo la doppia situazione, radio e discoteca, ci mandavano la doppia copia, certo, e ci spedivano questi pezzi. Mi ricordo che cominciavamo ad ascoltare questi vari Royal House, Can You Feel It, Pumped Jam, Technotronic, sì, che avevano un ritmo completamente diverso, certo, dal certo, funky, dal Cool of the Gang, sì, Delegation, proprio, era certo, una cosa, oltre che la velocità triplicata quasi, sì, ma aveva una potenza, insomma io e Marcello all'epoca certo, capimmo che stava cambiando qualcosa, sì, e avemmo il coraggio, e poi la cosa ci fu, ovviamente andò a nostro favore, di dare una scossa da un sabato all'altro. Siete stati audaci, eh sì, in perché questa che cosa succede, successe? Che praticamente c'erano alcuni che venivano da Ibiza, che sì, avevano già passato l'estate con questa musica, e ci dicevano: ma la conoscete l'house? La conoscete l'house? Certo. Allora incominciamo a pubblicizzare che da sabato prossimo, stiamo parlando di un'epoca dove praticamente la discoteca iniziava alle 9 e chiudeva alla mezzaluna. Esatto, esatto. E noi facemmo, ti ricordi, a Kiss Kiss avevamo sì, questi monitor che giravano sì, per tutti i locali, tutti i tre piani, e scrivemmo: da sabato prossimo, dopo l'una di notte, certo, comincia l'house una sorta music, di after, e chiudiamo dai, alle 4 del mattino. Un po' i precursori dei poi after degli anni 90. Esatto, insomma, esatto. Il primo sabato ci fu un po' di disorientamento, certo, perché all'una di notte, mentre stavano ballando con i pezzi degli U2 e queste cose qua, improvvisamente si spengono le luci, partono questi pezzi velocissimi. Che cosa successe? Che su 500-600 persone che erano rimaste sì, dalle 2000 certo, che c'erano prima, su 500 persone 400 si fermarono, però gli altri 100 ballavano in un modo completamente diverso, non col bicchierino che facevano il passetto, facevano acrobazie, capriole, un casino della Madonna. Per cui lanciammo questa cosa e nell'arco di 2-3 sabati creammo una situazione anch'essa incredibile, una conquista di pubblico, sì, perché poi cominciavano ad entrare a mezzanotte. Fummo uno dei primi locali, secondo me, non dico forse del Sud Italia, che chiudevamo alle 4 del mattino, certo, nell'84. Tra l'altro è doveroso dire che il Kiss Kiss davvero è stata sì, la leggenda sì, delle discoteche del Sud Italia. Ripeto, io ero io tra l'altro non so a chi possa importare questa cosa, abitavo sì, sopra la discoteca sì, Kiss Kiss sì, e quando ero piccolo c'era il campetto che sì, poi è diventato il parcheggio, i miei sì, amici giocavano a calcio, io origliavo certo, tramite la griglia che era a terra, le prove che facevano, no, c'era la finestrina aperta del bellissimo, Kiss Kiss della discoteca, e origliavo ciò che passava. Queste sono cose vissute, cose sì, che davvero poi restano nell'anima di chi come noi. Mi voglio permettermi di dire che per un DJ che era affascinato da quella struttura, che ha avuto la fortuna di entrarci poi e lavorarci, certo, certo, lavorarci per 8 anni, è stata una cosa veramente, infatti noi possiamo, siamo stati tra i pochi, anche io negli anni poi negli sì, anni a venire sono poi stato, poi potremmo parlare io, dell'avvento magari nella prossima puntata sì, perché fra poco ci sparano qui sì, i poliziotti sono andati via ovviamente, quindi dell'avvento dei campionatori, certo, come dei, no, sì, dei, sì, sì, degli spettacoli sì, live, le batterie elettroniche, magari giradischi. Sarei sicuramente con immenso piacere ospite in qualche altra puntata e parleremo, ci prepareremo proprio. 4 giradischi, 3 campionatori, certo, 4 certo, tastiere. Poi mi ricordo oggi il DJ va a lavorare con la borsetta e le pennette, sì, e sì, dico sì, prego, sì, lei che è un cliente, non più un personaggio. Infatti quando arrivavamo sì, noi nei locali, io mi ricordo con le borse di dischi, la gente da lontano diceva: sta arrivando il DJ, e ci guardavano. Invece oggi noi possiamo per non parlare di queste roncato che tra l'altro
purtroppo l'ho portata stasera, sì, con pochi, sì, dischi molto pesanti, che pesavano una cifra, sì. E a volte dovevamo, quando cominciamo ad approcciare queste spiagge, mamma tipo mia, Biba Beach, era altri, massacrante, sì, sì sì, dovevi camminare sulla sabbia per circa un chilometro, sì, con queste, sì, borse, sì. Ne abbiamo fatte, insomma, il peso della musica, sì, è vero, abbiamo sofferto per la musica, abbiamo, sì, dato tanto, abbiamo però ricevuto tanto, perché se oggi siamo qui a parlare al pubblico di tutto questo, lo dobbiamo alla nostra gavetta, ecco, insomma, intanto abbiamo... voglio rincuorare i proprietari di questa magnifica radio, che le puntine sono intatte, esatto, siamo riusciti a non rompere le puntine, rompiamo solo i timpani noi. E qua dicono che rompiamo le puntine, invece le puntine, no, non le rompiamo. Voi avete mangiato, avete bevuto. Intanto voglio salutare ancora Sara De Maio, Vincenzo Bellini, Daniele Denetti Tramontano, e ho visto anche Armandino Panevino, un carissimo amico. Ah, saluto, sì, Armandino. Sì, saluti da Giancarlo. Allora, Vincenzo Bellini ti saluta. Giancarlo, saluti da Vincenzo Bellini e saluti a Daniele. Grazie. Un abbraccio a tutto lo staff. Che pariamento, insomma, qui, ecco, in gergo napoletano significa che divertimento, ci fa molto piacere, perché questa trasmissione ha preso un po' una piega diversa rispetto a quello che era il tema principale. Non tralasciamo mai la qualità della musica, la storia della disco, del clubbing, come, sì, infatti avrete notato, abbiamo parlato con Paride, anche un po' con te, insomma, di Ibiza, di tutte queste cose qui, di come sono nati i dischi, i 12 pollici, abbiamo dato delle nozioni, ma abbiamo ampliato questo programma con un po' di divertimento, un po' di allegria, sì, soprattutto improvvisazioni. Mi è piaciuta molto quella cosa che abbiamo fatto insieme dello scratch, sì, esatto, in diretta, la rifaremo, è tutto improvvisato, è tutto in diretta. Diciamo che anche questa cosa ne abbiamo parlato prima al bar. Sì, è vero, cosa... questo bar, insomma, ha sentito, sì, sì, se i muri del bar potessero parlare, insomma, le mura del bar, insomma, chi era lì ascoltava questi racconti degli anni 90, perché è successo, sì, succedevano negli anni 90, degli, sì, anni che 90, io e Giancarlo, sì, già andavamo in giro quasi tutte le sere. Ma già da parecchio, sì, certo. Mamma mia, tu più di me. Quanto siamo vecchi. Sei più anziano di me. Dai, non sveliamo l'età, ma siamo due, siamo veterani, dai, siamo, sì, lo possiamo io dire, forse sono il più giovane dei vecchi. Per ma, la fascia, sì, d'età, sono il più giovane della vecchia generazione di DJ. Allora, intanto questi se la ridono dall'altro lato. Dunque, abbiamo salutato tutti. Ripetiamo che siete stati in compagnia di Daniele Tozzi con i suoi ospiti Giancarlo Cavallo e Paride Lucciola su KS Radio. E abbiamo fatto una bellissima puntata. Spero vi sia piaciuta. La prossima, mercoledì alle 21, vi lasciamo con un brano di Stevie Wonder, ovviamente versione originale. Grande. Anche questa campionata, campionatissima, remixata in moltissimi modi, diciamo, in moltissimi generi. Questa è la versione originale ed è Another Star di Stevie Wonder. Io vi saluto a mercoledì prossimo e grazie a tutti. Ciao, ciao a tutti, ciao.